subito gioco in casa, gioco assolutamente in casa. Perché chi ricordiamo oggi? Beh, lo svegliamo subito aprendo il cassetto, mi avvicino con una certa cautela. All'interno, Penna e Calamaio, eccoli qui, come si scriveva un tempo, no? E quando io vedo Penna e Calamaio, mi viene in mente una scena mitica, eh? Ricordate Peppino De Filippo e Totò nel famoso film Totò, Peppino e la Malafemmina, quando scrivono la lettera alla Malafemmina, punto, due punti, punto e virgola, virgola, due punti, insomma, esageriamo perché sennò sembriamo provinciali. Insomma, oggi parliamo di Peppino De Filippo e lo facciamo con due volti importanti, perché ci ricorderanno l'importanza di De Filippo nel mondo del cinema, ma anche ovviamente del teatro. Grazie per essere con noi a Michele Mirabella, volto noto della TV, autore e conduttore, ma anche attore e regista teatrale. Un ringraziamento che estendo a Antonio De Maria, ispettore del lavoro in pensione, napoletano doc come me e nipote della signora Ida, che lavorava nella casa natale dei fratelli De Filippo. Lei, peraltro, davvero appassionato, ha anche condotto una ricerca per le strade del suo quartiere sulle case di Scarpetta e i suoi figli. Grazie ad entrambi per aver accettato il nostro invito. Ma perché ricordiamo Peppino De Filippo? Ce lo dice, come sempre, Simone. Beh, Massimiliano, perché domani, che è il 27 gennaio, ricorre l'anniversario della sua morte, che è avvenuta nel 1980. Peppino De Filippo ci ha lasciato un patrimonio di commedie e di interpretazione memorabile, sempre guidato da un monito che amava ripetere spesso: far piangere è meno difficile che far ridere. Allora, Michele, io partirei proprio da qui. È così? Far piangere è meno difficile che far ridere? È perfetto, in tutti i camerini si sente ripetere. A far piangere sono più o meno capaci tutti di far piangere, gli attori, quelli che si sono diplomati, anche quelli che hanno guadagnato il diploma con la dura corvée e con la gavetta, che oggi non si sa più neanche cosa voglia dire, cosa significhi. Far ridere è terribilmente difficile, perché è una questione non soltanto di testo, è una questione di interpretazione. Se tu leggi il testo celeberrimo a cui pare l'agenda vuole, e non solo l'agenda, che si sia applicato a Ettore Scola, amico passante, di punto, punto e virgola, della lettera, che tu hai detto prima di andare in onda essere uno dei momenti più felici del cinema comico italiano. È vero. Così, è così. Se tu leggi quel testo non fa ridere. Non fa, è un elenco di segni di interpunzione, di ortografia, diciamo. Quello che fa ridere è la perfetta armonia tra i due straordinari geni del teatro comico, e non solo, che hanno interpretato il ruolo di protagonista e spalla, dove la spalla, in questo caso, e sono tutti e due, esatto. Abice, guarda l'atteggiamento di Peppino intento come uno scolaretto con la penna d'oca, anche la posizione, no? A fare le anellate, a scrivere le anellate, si chiamavano così, mentre l'alterigia da docente improvvisato del principe De Curtis è lì contro la finestra con le veneziane. Ora, lì si tratta proprio di talento, e far ridere è difficile, al cinema poi. Chi era Peppino De Filippo? Era un grandissimo attore, è un bravo scrittore di commedie, pensa che Raffaele Utrumbone e Raffaele Utrumbone, ecco lì vediamo una foto di famiglia dove sono immortalati con la madre e il padre, Edoardo Scarpetta, guarda la faccia di Edoardo Scarpetta, riassume le figlie, questo che fa ridere e commuovere, riassume le facce di tutti e tre i figli, c'è un pezzo di figlio, è incredibile, riassume quello. Era un gaudente, c'è un pezzo bellissimo nel libro di Peppino, bellissimo libro anche quello, Una famiglia difficile. Ecco, perché una famiglia difficile? Perché era una famiglia difficile, una famiglia difficilissima. Qual era la prima domanda però a cui non ho risposto, riguardava chi era Peppino. Era un grande attore, un grande, nel Don Raffaello Trombone, con quella commedia, sono vissuti, hanno campato a lungo tutti e tre i De Filippo. Quindi, non dimentichiamo Titina, oltre a Edoardo, ovviamente. Titina era la ragione per la quale, dice Peppino nel libro, per la quale fino all'ultimo, allo spasimo, hanno tentato di rimanere uniti i fratelli. Soprattutto a opera di Peppino, va detto, più che, diciamo così, per la tenacia di Edoardo.
La storia del signor De Maria si incrocia con la storia dei Scarpetta, no? Perché sua nonna va a lavorare in casa loro. Che periodo era? Era all'inizio del Novecento. Mia nonna era nata nel 1886 e per ragioni veniva da una famiglia che non se la passava male, diciamo. Poi per alcune vicende familiari fu obbligata ad andare a lavorare e venne nello stabile dove abito tuttora io, dove c'era una piccola sartoria, e lei frequentava la casa degli Scarpetti per fare quei piccoli aggiusti sartoriali: la piega che si è scucita, il bottone staccato, il merletto srucito. Ma era davvero una famiglia difficile, eh? Che cosa le raccontava sua nonna? Mia nonna mi parlava molto di Scarpetta. Là le famiglie erano più di una, eh? Ah sì, perché questo era il problema. Mia nonna mi diceva che Scarpetta aveva un po' figli sparsi per tutta Napoli. Si parla di Ernesto Murolo, padre di Roberto Murolo. Pensi che li radunava i figli e da tutti pretendeva il baciamano. Il baciamano, sì. È vero? Sì, sì. Ma solo i tre ufficiali? No. No, che ufficiali? Non esistevano per lui, no. Né ufficiali né ufficiosi. Sì, se la pigliavano con la legge che diceva la legge non ci permette di naturalità. Non era vero, perché in realtà ne aveva sparsi un po' per Napoli. Forse voleva fare più compagnie teatrali. Perché questo era l'obiettivo. E forse l'obiettivo era monopolizzare il teatro italiano. Volevo aggiungere che mia nonna mi parlava di Scarpetta come un individuo un po' spaccone, un po'. Beh, sì. Un po' di persona che scarrozzava per il quartiere per farsi vedere. Gran perché, mangiatore, gaudente. Sì, perché lui era Don Edoardo. Ce l'aveva tutta, insomma. Peppino si accorse, poverino, che il papà non stava molto bene, stava proprio male, dall'inappetenza. Dice, non mangia più, era un segnale tremendo. C'è una scena che Peppino ricorda di una famiglia difficile dove vede il padre nella casa, non in questa casa, nella casa di via dei 1013, dove lui ha ancora 22 anni, è costretto a dargli il baciamano e vedere che la mano sudata che stava male. I rapporti con il fratello Edoardo, no? Diventano a un certo punto davvero burrascosi, tanto che appunto si sfascia la compagnia che avevano formato i tre insieme, i due insieme a Titina. Ma quali erano i motivi del dissapore? Guarda, io non sono stato che un frequentatore fortunato e occasionale di entrambi, in palcoscenico intendo, ecco, diciamo, e amico. Dopo il palcoscenico ci sono anche le cene. Sì, amico di Luca e amico di Luigi, cioè i due figli dei grandi, loro stessi grandi. I dissapori, non basta leggere in realtà il libro di Peppino, perché bisognerebbe leggere, sentire anche risuonare l'altra campana, e oggi è piuttosto difficile. Certo. Peppino soffrì molto, da quello che leggo nel libro e quello che io so per quelle poche confidenze che ho avuto il agio di prendere da entrambi. Soffrì moltissimo, perché non si scioglieva solo una compagnia, di cui Peppino, essendo un grandissimo attore, era parte fondamentale. Si scioglieva una famiglia. Certo. Si erano amati, si erano voluti bene assai. Leggere quelle pagine commuove, le pagine di cui Peppino racconta dello strazio che ebbe. Una famiglia del sud, cioè, dove il valore della famiglia, no? Erano attori di una stessa compagnia, quindi erano fratelli due volte. Chi è attore in compagnia non dimenticherà mai i suoi soldati. Tu hai capito i motivi del... Erano motivi, vai a capire, non mi azzardo, perché perché lì è un ginepraio di interessi, magari di contesa, di concorrenza, di duole doverlo dire. Di visione diversa del teatro pure. Di una visione diversa del teatro, questo però all'inizio, negli anni 30-40, non era così. Andarono in disaccordo per il terzo atto della famiglia Cupiello. Questo fu l'elemento clamoroso. E infatti per tutto il tempo sia Peppino che Edoardo rimandano a quel famoso terzatto, che poi è un capolavoro, la famiglia Natale in casa Cupiello è un capolavoro grandissimo. Ribadisco, Peppino era un attore che avrebbe potuto accettare anche di essere diretto da altri. Infatti Michele, quando poi avviene questa separazione, Peppino assume, diciamo, da un punto di vista professionale una sua identità con personaggi straordinari. Pappagone, no?
Papagone fu il personaggio televisivo. Gaetano Papagone. Che cosa straordinaria, ma, Papagone. Ecco, oggi ti rinvio per curiosità alla supponenza ostentata da tanta critica altolocata italiana per questa maschera della commedia dell'arte, che non fu accolta dal trionfo che avrebbe meritato, perché portava in televisione un grande messaggio, quello della tradizione italiana del primo attorato, del carattere. Quello, Papagone nel teatro all'antica italiana, che ha una sua regola, poteva essere considerato un primo carattere, che poi è la genealogia delle maschere italiane, di cui lui, Papagone, interpretava perfettamente caratteri, pose, stili e linguaggio. Io sono cresciuto con Papagone, quindi, come dire, l'ho nel sangue in qualche modo. Michele, hai conosciuto De Peppino, ce l'hai detto, per no? Fortuna, ma con il rispetto che un giovanissimo regista e attore quale io ero si doveva portare a questo grande, e tentai di entrare anche nella sua compagnia, e dopo un'attenta riflessione si stava per concludere quando, fortunatamente per la compagnia e sfortunatamente per me, ebbi un altro lavoro a Roma e la cosa non si concluse, ma credo che lui mi abbia conservato considerazione. Luigi, il figlio, mi ha conservato considerazione e amicizia, e di questo lo ringrazio. Anche lei, signor De Mattia, Peppino De lo Maria. Ha, De Maria, scusi, Peppino lo ha conosciuto, si ricorda? No, diciamo riconosciuto di passaggio. Di passaggio. Di passaggio. Però a un certo punto a lei viene in mente... Hai visto come ha fatto? Che è bellissimo. È un gesto teatrale. L'ho conosciuto, no? Di passaggio. Che è perfetto. È teatro puro. Che sarebbe piaciuto a Peppino. No, però io vorrei capire questa sua voglia di iniziare delle ricerche particolari. In che cosa consistano? Le dico che è cominciato per caso. Quella sera che Peppino, noi avevamo un passando, luogo... Passando, no? Noi avevamo un luogo di raduno... a via Bausan, proprio dove c'era la casa, l'edificio in cui ha abitato la famiglia De Filippo, e passò, in un certo momento passò Peppino De Filippo, era mese di febbraio della metà degli anni 70, con questo sorrisetto sotto i baffi cordiale, un sorrisetto cordiale, lo scrocchio leggero delle scarpe, mi sembrava, guardando, di stare in una scena della banda degli onesti, perché lo scricchiolio delle scarpe non ricordi. Ma è meraviglioso, idea sua sicuramente, eccolo lì, quel genio insieme a Giacomo Furia, caro amico anche lui, e Totò. Beh, lo scricchiolio delle scarpe denunciava l'aver speso dei soldi, cioè lo scarpe che non era vero. Comunque era diventato abbiente, perché uno che ha le scarpe che fanno cic 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 è abbiente. Beh, sono particolari di una bellezza. Però torniamo alle ricerche. Peppino salì le scale di questa strada che si chiama via Bausen, che portano alla strada superiore, che è via Vittorio Colonna, ed entrò una galleria d'arte che era proprio la casa... Si chiama Vittorio Colonna proprio? La galleria si chiamava La Barcaccia. La Barcaccia. La Barcaccia. Forse oggi si chiama Vittorio Colonna. No, adesso c'è un ristorante, purtroppo. Ecco il tipico Colonna napoletano. Adesso vanno avanti un quarto d'ora, esatto, a dire, esatto, che poi il padre dei proprietari era nipote, e quindi questa... L'ingresso era stato creato dai proprietari. I proprietari si chiamavano Carosio, che erano parenti alla lontana di Nicolò, e corrispondeva proprio alla casa dove avevano abitato i De Filippo. Infatti in un libro scritto da Carlo Raso, c'è proprio che lui va dalla proprietà della Barcaccia, la proprietà della Barcaccia di testimonia che Peppino ha riconosciuto in quei locali la sua vecchia casa. Vedi? Da quell'incontro si scatenò poi tra di noi che eravamo presenti una discussione, perché io dissi: è entrato nella casa natale, perché la mia nonna aveva queste notizie. Gli altri invece dissero: no, quello è andato alla sanità, e questo è cambiato. Particolare, Peppino, allora, è stato era presente a questa discussione una persona anziana che era nato nel 1899, un certo Michele Capozzi, il quale disse: io da piccolo ho giocato con i De Filippo in quel cortile, ci gettavamo gli zoccoli una parte con l'altra da un balcone all'altro.
Peri De Filippo. Quanta Napoli, eh? Peri De Filippo, quel balcone, infatti poi Peppino lo dice nel libro, quel balcone è stato il loro primo palcoscenico. Perché Edoardo lo richiama nella soave, sublime sintesi del colloquio con il professore, parlando di come si fa il caffè? Perché il balcone è il palcoscenico naturale di Napoli. Allora, no, cominciai tu, per trovare i riscontri di quello che mi aveva detto mia nonna, no? Andai prima nella chiesa dell'Ascensione, dove questo signor Michele Capozzi mi aveva detto che erano stati battezzati tutti e tre. Andiamo alla sintesi, che succede? Trovai l'atto di battesimo, che era nato in Vico Ascensione 12. Vico Ascensione 12 non esisteva in quel periodo. Ho fatto una ricerca all'ufficio toponomastica del comune. È arrivato che Vico Ascensione era quella parte superiore di via Bausa. Hai capito? E con questo abbiamo risolto un grosso problema. Il sindaco di Napoli. Perché? Perché la parte inferiore. Via Bausan è tagliata in due da quella strada che via Sant'Anna. No, ma tu devi continuare per ore. Tu ti devi andare a leggere una pagina delle memorie di Peppino, ve lo consiglio, nella vita difficile, in cui lui sa che la moglie sta per partorire. E anzi insomma, mi sono rotte le acque, per essere chiaro, lui lo dice, e lui prende una carrozza per andare a prendere il medico. Solamente che dice una frase, il cocchiere è sordo, quindi diventa una gag perché il portiere sbaglia continuamente strada, dice il termine era tipo veloce o qualcosa del genere. Il portiere si chiamava Veloce di nome, quindi lui pensò, Veloce, andiamo a Chiatamone, e lui lo porta alla stazione, una gag assoluta. Ma lo stampino con cui è stato fatto Peppino De Filippo l'hanno buttato via? No, perché Luigi è un grande attore, come è stato un grande attore Luca. No, direi di no, perché, anzi, col tempo è ancora più affettuosa la mia stima. Quindi adesso lui dirige il Teatro Parioli a Roma, certo, che porta il nome di Peppino. Ma tu hai interpretato delle commedie, hai messo in scena delle commedie? Ho messo in scena qualche anno fa una bellissima commedia di Peppino che si intitola... Eccola, vedo delle immagini con... Siamo preparati, eh? Vi siete documentati. Lelia Mangano a sinistra è la moglie di Peppino, la vedova. Sebastiano Monaco è la ragazza che ho appena ritrovato nell'amicizia di qualcuno qui in studio, che è molto brava, ha fatto l'Accademia. La commedia si intitola tuttora Non è vero ma ci credo, ed è una storia divertentissima di un ricco signore napoletano, un imprenditore nel ramo alimentare, il quale però ha il difetto di essere superstiziosissimo. Ma perché i napoletani sono superstiziosi? No, no, non no, tutti. No. Non tutti. Diceva Edoardo, essere superstizioso è da analfabeti, non crederci porta sfortuna. Porta sfortuna, quindi perfetto. D'altro canto, Non è vero ma ci credo, sembra l'abbia detto Benedetto Croce. Si dice che anche illustri rappresentanti della sinistra più razionalista, più attaccata diciamo soltanto alle verità comprovabili, poi girassero con i chiodi storti nel panciotto. Il chiodo storto in teatro porta buono. Se l'attore trova un chiodo, deve essere storto però. In palcoscenico lo conserva perché porta buono. Se cade un copione in teatro, quando lo prendi lo devi sbattere tre volte per terra, perché si dice caduto il copione cade la commedia, meglio evitare. E quindi boom, tre volte però. Si può fare con tutto, anche io con la patente. Ringrazio, mi avete fatto sentire a casa per mezz'ora, grazie davvero. Grazie Michele Mirabella, grazie Antonio De Maria, grazie davvero. Sono arrivata la Gabriella, eh? Sì, allora, ci ritroviamo. Nord, domani, no, io sono mezza mezza. Di Santa Maria Capoli. Io incrocio origini molisane con emiliane, quindi insomma sono un misto. Sono un blend, dicevano. Allora, domani torniamo puntuali, 15:15, vi porteremo in viaggio tra i pastori di ieri e quelli di oggi. Sarà un viaggio immerso nella bellezza della natura, tra tradizioni, ma anche pressanti difficoltà. A domani, vi aspettiamo.